Un passaggio storico per l'intera industria del risparmio gestito italiano. Dopo oltre un anno di attesa per le normative regolamentari, dal 1 dicembre 2014 i fondi comuni di investimento hanno fatto il loro debutto a Piazza Affari. Seppur con le dovute cautele legate ai rischi del fai da te, per i risparmiatori si apre un ventaglio di opportunità per una migliore comparazione dei prodotti e una riduzione di costi. Nel dettaglio saranno ammesse alle negoziazioni su richiesta delle emittenti i cosiddetti UCITS che verranno negoziati sulla piattaforma ETF Plus, quella già utilizzata per ETF ed ETC. Ma cosa ne pensano i protagonisti dell'asset management di questa rivoluzione? In questa fase non stiamo sicuramente pensando di quotare i nostri fondi. Credo che i fondi siano un veicolo estremamente interessante per il cliente, ma sono altrettanto convinto che sia necessario avere una consulenza per capire quale sia il prodotto migliore e adatto ad ogni cliente. Quindi da questo punto di vista ritengo che il contributo del promotore, del consulente finanziario, del private banking sia fondamentale. Prestiamo molta attenzione a quello che succede a livello di Borsa Italiana e all'infrastruttura ottima e efficiente che Borsa Italiana ha lanciato partenza settimana scorsa, se non vado errato, e quindi i miei primi fondi di investimento verranno listati ad inizio gennaio. È una cosa che monitoreremo molto da vicino. Al momento non abbiamo intenzione di quotare fondi di investimento di Street Global Advisors su questa piattaforma. Dal punto di vista della piattaforma di borsa italiana non abbiamo ancora preso una posizione ufficiale, nel senso che dobbiamo capire che evoluzione avrà questo segmento. Non siamo nelle condizioni di doverci accelerare e quindi non vogliamo nemmeno essere leading indicator. In questo caso possiamo tranquillamente aspettare e vedere come si evolve il sistema. Tutte le iniziative che vanno verso una maggiore efficienza del mercato, sotto tutti i punti di vista, compreso quelli della distribuzione, sono iniziative che non si possono prendere sotto gamba. Diciamo che in questo momento noi non ci sentiamo ancora pronti per fare un passo di questo genere, però stiamo, come dire, analizzando la proposta che ha fatto Borsa Italiana con grande attenzione. Non escludo che in futuro possiamo prendere una decisione molto più, come dire, concreta. Al momento non lo abbiamo alle viste. Continuiamo a collaborare con i nostri distributori, che come dicevo prima sono una platea amplissima e che offrono, oltre alla possibilità evidentemente per gli investitori di acquistare il prodotto, di sottoscrivere i nostri prodotti, affiancano sempre consulenza, e la consulenza è un elemento dal nostro punto di vista molto molto importante. Al momento siamo in una fase di riflessione, di attesa, in quanto non crediamo, o perlomeno la nostra non è un'idea di puntare direttamente sul mercato degli investitori retail. Il nostro cliente è l'intermediario, quindi la nostra attenzione sarà soprattutto rispetto a quella che sarà la risposta dell'industria del collocamento, quindi le banche, le reti di promozione finanziaria, le realtà di private banking, rispetto a questa opportunità di, o meglio, una nuova modalità operativa di eseguire il collegamento dei fondi. Non solo le società di gestione, anche le varie associazioni attive nel settore del risparmio gestito si stanno interrogando sulla novità di Borsa Italiana e quanto possa influire sulla professione del promotore finanziario. A giudicare dal quadro che nel frattempo si è definito, il riferimento appunto ai regolamenti di Consob e Banca d'Italia, e all'interesse che l'industria ha dimostrato rispetto alla quotazione dei fondi, riteniamo di non esserci del tutto sbagliati quando dicevamo che probabilmente questo tema era un tema su cui bisognava ancora aspettare per capire che dimensioni e che caratteristiche prendesse. Anzi, allo stato attuale sembrerebbe che i grandi player del mercato non sono molto interessati, almeno per ora, alla quotazione dei fondi. La quotazione è sicuramente un elemento che favorisce l'accesso dei risparmiatori all'acquisto, alla negoziazione sostanzialmente dei fondi comuni. Non si sostituisce minimamente al lavoro che rimane fondamentale del consulente finanziario, di chi dà, diciamo, consigli al cliente finale, ma anzi favorisce, come dicevo, si affianca, se vogliamo, a questo lavoro fondamentale, aiutando la negoziazione. Siamo agli inizi, penso che ci vorrà qualche tempo per capire, diciamo, la portata del fenomeno in Italia.